Ragazzi, sono Petru. Guardate il messaggio. Benvenuti. E siamo tornati con la Petrucraft, raga. È da un bordello di tempo che volevo riportare. Questo è l'episodio 6, se non sbaglio. L'episodio 6 perché ce l'avevamo fermati un attimino. Vi spiego il perché. Perché, appunto, la Petrucraft, questo Minecraft che porto, si era un attimino rotto e perciò cosa ho fatto? Ho deciso per l'appunto di non portarlo, perché ho visto che se questo Minecraft si era rotto non potevo più portarlo. Ma continuiamo con una nuova avventura di già due diamantini. Questa cosa ci avrà? Altro lingotto di ferro. Allora, abbiamo 64 di legna. Di legname. Allora, qui mi dice subito che c'ho fame. E comunque l'hanno aggiornata. Notate, prima nella Petrocraft che facevamo, non eravamo in 1.14. Qui siamo tipo, non so bene. Siamo tipo, non so in che versione. Vi giuro, ragazzi, non so in quale versione dirvi di Minecraft se siamo. Tipo la 1.10. Una moneta molto molto vecchia di Minecraft. Perché non piace il blocco? C'è la mia madre un attimo. C'è la mia madre che è un po' di là, non so perché. Allora, stiamo qua, mangiamo un po' di pane. Siamo spawnati nel deserto. Qua non ci interessa. Andiamo! Allora, direi di prima cosa muoverci ovviamente verso degli alberi per costruire ovviamente una casa e anche un letto, quindi niente tranquilli. Continueremo la Petrocraft, mettiamo anche il maiale perché non si sa mai. Anzi, per fare gli onesti, e per fare la cattiva, buttiamolo. Non mi ricordo come si faceva. Porco pane. Vabbè, ce lo teniamo per questo momento. Allora, 3 pezzi di lana che ci mettiamo via nell'inventario, che ci togliamo. Allora, andiamo ad asciare qualche albero giustamente per costruirci un'abitazione e una casa. E ragazzi, mi raccomando, se volete anche una serie su Minecraft, quello vero, non su questo qua, quello fake, lasciate like e magari riuscirò io a vedervi cosa riesco bella abitazione con questi blocchi. Chiaro che dobbiamo farci anche una crafting table. Costruiamo tutto, va bene. Come la facciamo però? La potrei costruire anche off camera. Prendiamo anche dei semi. Io però la vorrei fare dove c'è proprio meno erba, diciamo. Contorno deve essere di questo legname perché a me piace il legno di quercia, è il mio tipo di legno preferito. Come facciamo? Ci basta, no? Mi sa di no. Però in realtà sono piccoli da premere. Stupido io. Vorrei fare una doppia porta, infatti quello che sto facendo. Chiudiamo questo. Voglio farmi la miniera in casa, quindi la faremo. Questo ci serve. Ovviamente la pietra per poter dire. A terra non ci serve nulla, anzi ci serve per il pane,
Prendiamo un po' di cobblestone. Pensavo che era il carbone, ma non lo è. Continuiamo a scavare, scavare. E direi di risalire con i blocchi di terra, così non sprechiamo il nostro amato legno. Aia, facciamo così. No, volevo fare tipo come che si faceva. Mi butto giù anche questo. Sta per arrivare la notte. Per la notte sono già pronto. Vi ricordate quando facevo la Petrocraft, quella lì un po' brutta, che riprendeva un telefono da un altro telefono? Mira. Ragazzi, vi prometto che sarà diversamente. Ok. Abbiamo bisogno poi di far... Piazziamo la nostra crafting table. Mi consiglia delle varie armature. Prendiamoci due porte e delle pressure plate. Era un trick che facevo con queste porte, che a me non piacciono queste porte. Tipo, allora prendiamo un altro pelino di legna che ci servirà. Ragazzi, sono contentissimo di continuarvi a portarvi la Petrocraft, perché è una serie che ho lasciato al quinto episodio. Cioè al quarto, al quinto, non me lo ricordo, però vi giuro che adesso la miglioreremo questa serie. Tipo faremo la Petrocraft 2, che in pratica sarà anche quando porteremo il Minecraft quello normale, non questo qua fake, però... Non importa, prendiamoci un botto di legno, questo serve... Ok, craftiamolo. Prendo questo. E in pratica adesso che controllo, questo Minecraft dovrebbe essere tipo della 1.13, un po', perché c'è la texture che... E ragazzi, mi raccomando, se iniziate a premere il pollicione, andremo anche nel Nether, che ci serviranno i blocchi di ossidiana. Vi giuro che il vostro Matti userà la creativa. Questo tempo. Non è contento. Ci facciamo tutti questi blocchi di quercia. Un ultimo albero lo prendiamo anche in piedi. Ok, craft, andiamo qua. Ne abbiamo uno stack, va bene, serve per fare la casa. Ok, io c'ho un senso dell'orientamento di un maiale. Oh, proprio il senso dell'orientamento di un maiale. Allora, se questa è Petrocraft, abbiamo fatto che l'abbiamo fermata a pochi episodi, adesso continueremo, vi fidate. Ho detto che qua si possono fare anche le farm. Questa terra non ci serve, quindi la buttiamo via. Dov'è la nostra casa? Non proprio casa, ma eccola là. Ciao, pecorella. Ok. Mi sa che qui non c'è il cavallo in questo Minecraft. Mi sa che no, non c'è. Ok, mettiamoci bene. Aia. Abbiamo una miniera di fianco a casa. Così, così, così. Dobbiamo riprendere il blocchettino. Per far notte, e non va bene perché i ragni sono un problemaccio. Mi fanno i tasti, devo ingigantirli. C'era un modo, perché i tasti sono troppo piccoli. Aspetta, le opzioni dove che stanno, ecco. Come che si facevano così? Sono troppo piccoli. Volume suoni.
Un partito molto giocato su sensibilità, puntatore, mancino, dimensione pulsante, ingigantiscili. Cioè, madonna, sono piccolissimi, così vanno già, va bene. Cioè, madonna, non si riesce a premere. Adesso così va meglio, oh. Ok, beh, si è fatta notte, ma noi non ce ne frega, continuiamo a lavorare. Così. Mangiamo un po' di pane, ce la fanno. Un letto ce lo dobbiamo costruire, una fornace ce la dobbiamo fare assolutamente. Cos'altro ci serve? Le porte no, una chest, facciamo due bauli. Poi modificheremo anche il pavimento. Ok, adesso finiamo a casa. E mettiamo un attimo tutto nei bauli. Mettiamo tutto nei bauli, quello lì che ci serve, ovvero il letto, questi i nostri tesori, questo. Questi che non ci servono, questi. La casa non è che sia granché. La fornace dobbiamo piazzare vicino alla cassa intesa, ovviamente. Con 9 lingotti non ci riusciamo a fare l'incudinaccio. Cos'altro potremmo fare per migliorare la nostra casa? Mi sa che dobbiamo finire il pavimento e poi abbiamo concluso quell'episodio, mi sa. Ok, facciamo così. Vediamo di toglierne troppa. C'è 13 blocchi, penso che non basta per tutta la casa. Ma perché i blocchi non so? No, è ovvio, è logica. Caspita, non c'è io più. Vabbè, finirò anche il pavimento, ragazzi. Ok, direi che si può anche concludere qua il nostro nuovo video. Come sempre, se vi è piaciuto, lasciate un... Ok, ragazzi. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace. Adesso userò sempre questo quando, guardate, ve lo faccio vedere. Metti a fuoco. Ok. E sì, è il porcellino di Minecraft. Mi raccomando, ragazzi, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Porterò questa nuova serie, magari la porterò anche domani. E mi raccomando, ragazzi, andate a vedere anche il canale del mio amico LelloLass08, 50 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi anche al suo canale. Ha fatto pure lui una... Lui ha fatto la sua prima live. Mi raccomando, se volete nuove cose per la Petrograph, noi ci vediamo la prossima volta con un prossimo video. Ciao, ragazzi!